Kaoru Ulvataro, gli ospiti vincono con merito lo scontro diretto. La partita è giocata ad alti ritmi nella prima frazione, con il Vattaro che cerca di costruire ma rischia su un'opportunità di Samuel Partel, parata da Nonai. Sul rovesciamento di fronte Bisognin raccoglie un suggerimento dalla destra di Lansari e calcia in corsa trovando il vantaggio. Al minuto 28 Giacomuzzi cade in area, ma per l'arbitro non c'è fallo. Nel secondo tempo il match viene giocato in contropiede e il gioco cala di livello, con le due squadre che vanno solo vicine al gol. Finisce 0-1. Dolomitica allona la Jace, basta un gol ai padroni di casa per vincere e staccarsi dalla zona calda. La prima occasione del match capita a pistolato, ma Thomas Dell'Antonio si supera. In contropiede Cauli colpisce di testa su cross di Giacomelli e trafigge Son sulla sua sinistra. Nella ripresa i gialloverdi tentano di chiuderla, ma l'arbitro annulla una rete a Severino e i cambi offensivi non aiutano. Nel finale Del Bianco conclude di poco a lato e manca il pareggio. Il Lona Lasès continua a perdere, i locali si portano a più 8 sui playout. Termina 1-0. Fassa Civezzano, una rete nel finale nega la prima vittoria stagionale ai locali. In avvio Porcula manda fil di palo, poi un cross tagliato di De Bertol fa correre un brivido agli avversari. Al 27esimo Cincelli compie un miracolo e sulla ribattuta Suleimani viene murato sulla linea. In avvio di ripresa Zizi sblocca la gara di testa, poi lascia i suoi in 10. Prima dell'espulsione Petrone sfiora il raddoppio, ma a 7 dalla fine Prati parte in posizione dubbia e con freddezza pareggia i conti. Nel finale il portiere ospite salva miracolosamente su Cigolla, finisce 1-1. Fiemme Borgo, al termine di una partita spettacolare, vincono i locali. Al 15esimo Ferrai effettua un 1-2 e trova la conclusione vincente, ma 3 minuti dopo Tomasi pareggia sugli sviluppi di una punizione. Il Fiemme alza la pressione e trova il vantaggio prima dell'intervallo. Tommaso Varesco stacca di testa su punizione e batte Milonas, ma il Borgo risponde nella ripresa trovando il pari con Nonai dal dischetto. L'arbitro però fa ripetere, ma il gol arriva ugualmente. Al 68esimo Bolgiani decide la partita da solo, rientrando sul destro e infilando la palla nel 7. Finisce 3-2. Pine Calceranica, nonostante le attese alla vigilia, il match si conclude con un pareggio che non serve a nessuno. La partita nella prima parte di gara si gioca all'insegna dell'equilibrio, senza grosse opportunità dalle parti di Bosa e Schiavone. La ripresa si mette subito in salita per la squadra gialloverde, data l'espulsione al 49esimo di Stefani per una reazione sconsiderata. Le squadre si sbilanciano in cerca dei 3 punti, per il resto della gara, con il Calceranica che attacca in forza i locali che giocano in contropiede, ma la partita termina 0-0. Telve Gardolo, i gialloblu interrompono la serie Telvatta e agganciano il Borgo. Il primo tempo è giocato su toni agonistici elevati e solo grazie a una giocata arriva il vantaggio ospite alla mezz'ora. Bazzoli si inserisce alla grande, serve Kelle al limite che calcia e trafigge Novello. A inizio ripresa una punizione nel 7 del solito Mici vale il raddoppio, poi Covi è strepitoso nel parare alla sua destra il rigore sbagliato da Simone Agostini. Nel finale Osl coglie la traversa e 2 punizioni gialloverdi vengono respinte dal numero 1 della squadra ospite. Finisce 0-2. Verla Ortigara Lefre, i rossoblu vincono lo scontro al quarto posto. La prima chance è del Verla con Marchi, ma il vantaggio lo segna al 15esimo Bertoldi, che anticipa l'avversario e trova l'angolo alto dalla lunga distanza. El Jihad manca raddoppio poco dopo, sbagliando solo davanti alla porta. I locali approcciano bene la ripresa, ma l'arbitro annulla il gol del pareggio che arriva comunque a 10 dalla fine, quando Zanotelli segna con deviazione. In pieno recupero, Mattia Floriani serve la corrente Marini, che calcia a botta sicura e segna il nuovo vantaggio. Termina 1-2. Thank you.